Se c'ho velina rossa io ho portato Togliatti. Gramsci e Carlinguer. Eccolo qui. Oh. Gramsci. Berlinguer l'hai portata. Eccolo qui. Oh. Berlinguer. Meno male. E chi ci abbiamo alla fine? L'erede. No. L'erede. No. Non è uno che va a parlare con Renzi, non è il mio più erede. Rossa. Il taverniere fiorentino. Il taverniere. Ma mica c'è un ristorante lui. No, non è, perché è un ritorno alla storia. Del partito di socialista di Turati, che disse quando Lavalli passò attraverso una votazione del congresso nelle mani di Benito Mussolini, disse questa famosa frase, era un po' esagerata, dalle mani di Demostene Lavalli è passato nelle mani del tabelliere di Petagna. Benito Mussolini aveva una cultura socialista a differenza del tabelliere fiorentino, che non c'ha cultura politica ma solo menefreghismo. Ma siamo feroci, menefreghismo. Oggi leggendo i giornali non ha tutti i torti il senatore Berlusconi, il quale ha detto il governo è salvato da noi, cioè ufficialmente il cosiddetto Caivano ha eletto il suo delfino, finalmente c'ha il suo delfino. Proprio siamo cattivi. Non è la cattiveria, perché a un certo momento non c'ha nulla da spartire con questo partito. Avrei capito bene. Però l'hanno votato. Lo so che la votata. Sì, è poi vero. Si sono convertiti tutti a lui anche. È vero. Franceschini. Tutti i suoi uomini. Povero Franceschini, devono stare attenti. Questi che si convertono. Il Partito Democratico non esiste più, specialmente dopo quello che è avvenuto ieri. E questa grande illusione che hanno questi nuovi che si sono i renziani. I renziani. La chiamiamoli tutti, ma hai anche c'è una. I renziani si dividono in tante categorie. Immaginate un po' che sono nate perfino dopo le dame bianche di San Vincenzo, le famose dame bianche di San Vincenzo, abbiamo oggi le dame bianche di San Matteo. Esistono. Sì, solo quelli sono rimasti, della vecchia guardia, che occupano oggi i maggiori posti di potere. I maggiori posti di potere. I cosiddetti oppositori. Oppositori politici di Berlinguer che magari hanno fatto carriera anche con qualche passeggiata a Budapest nel 56, lì andiamo a toccare quello che non si può toccare. No, io non li tocco mai. No, abbiamo fatto il nome. Non faccio il nome, per carità. C'è da gente che è andata a fare le passeggiate a Budapest a quei tempi. Non è che faccio tanti. Nome. No, non faccio il nome perché magari hanno fatto carriera perché adattandosi al clima di Budapest hanno occupato posti di alcuni che hanno sentito il dovere di non proseguire nel partito dove io sono stato sempre lealmente iscritto e ho seguito. Dopo mi sono adattato a dare il voto al PDS. E poi anche al PD. Poi il DS. C'è stato il DS. Il DS. Ho dato pure a questo partito. Pure al PD. Mamma mia. Pure al PD. Quello è stato uno sforzo. È stato un grande sforzo. Grande sforzo. Che ora non ci sarà più. Perché io invito attraverso la Vielina Rossa, inviterò fra i giorni gli elettori a non andare a votare. Cioè fuori di disertare le urne. È la migliore risposta che si può dare al taverniere fiorentino. Sarebbe molto meglio mettere in movimento le industrie, le piccole imprese e aiutare le piccole imprese per creare veramente occupazione e non per illudere, perché gli 80 euro. 80 euro, 80 euro sono uno stipendio da 1200, 1100. Peso, attenzione, perché 80 euro diventeranno 50 con le tasse. Quindi
per avere, non so, un chilo di patate in più al giorno, crede lei? Costano un po' meno queste patate. Beh, 50 euro a sentire la Pascale, che sarò persino 800 euro. Non è possibile che fino a ieri eravamo trattenuti dalla Merkel. Improvvisamente la Merkel è diventata talmente socialista che apre le braccia. E magari lui ha trovato le parole giuste, l'ha convinta. Ha per il suo fascino. Può essere, magari quello. Ma si ribellerebbero tutte le dame bianche di San Matteo che c'ha nel suo partito. Attenzione. Ma non si può tradirle con la Merkel. Tutto è possibile. Tutto è possibile. Per intervenire Ferentino c'è il sacrificio, per il potere c'è il sacrificio. Si è sacrificato con Bertini. Può sacrificarsi pure per la Merkel. Con la Merkel. E si dice apertamente che giravano in città tutti gli amici più intimi di un certo personaggio tanto discusso in Italia. Si può dire? Quando diciamo aretino. Platealmente si dice io sono massone, quell'altro dice sono del Partito Democratico, quell'altro dice sono berlusconiano, quindi non si capisce più nulla. Però quelli che dominano sempre, come si sono dice, i cappuccioni. Okay. O facciamo questo appello allora all'elettorato di Velina Rossa, sì, per le europee? Per le europee astenersi dal voto. Starsene a casa. Al mare, come aveva al detto qualcuno. No. Al mare no, divertitevi pure. In città. In città. Grazie Velina Rossa. Ciao. Buona giornata.